fare soddisfazioni in cucina. Oggi ricetta salata, degli sfiziosi fagottini di pasta sfoglia ripieni con funghi, prosciutto cotto e provola. Potrete servirli nei pasti, portarli ad un picnic o gustarli come una sfiziosa merenda. Non hanno bisogno di grandi presentazioni, sono semplicissimi, quindi andiamo subito a vedere la ricetta che sarà svolta da mio marito. Io farò la descrizione. Occorrerà un rotolo di pasta sfoglia rettangolare che andrà tagliato in 8 parti uguali. Maurizio ha posizionato il ripieno su metà di ogni rettangolo, quindi ha messo del prosciutto cotto, dei funghi trifolati e della provola. Li ha ripiegati e li ha chiusi bene bene facendo pressione sui bordi, prima con le dita e poi con una forchetta. Li ha poi spennellati con un albume d'uovo sbattuto leggermente. Ciò farà da collante ai semini di sesamo che andrà a mettere poi sopra. L'albume d'uovo servirà anche a rendere i fagottini più belli, più lucidi. Non rimane che cuocere in forno già caldo a 200 gradi per 15 o 20 minuti. Ed ecco fatto, tutto qui, sono pronti per essere mangiati, saranno buoni sia caldi che freddi. Ah, prima ho dimenticato di dirvelo, ma potrete servirli anche ad un buffet come ho fatto io. Dai, prova a farli anche tu e se il video ti è piaciuto lascia un like, un commento e condividilo con gli amici. Ti consiglio di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così rimarrai aggiornato sulle prossime video ricette che usciranno. A me e a Maurizio non rimane che salutarvi. Ciao ciao!